Buonasera, siamo con Salvo Tempio, il direttore della Schlock, che sta partecipando alla manifestazione Mare di Note organizzato dal Mariglichea col progetto Arrugazioni il 30 agosto, sabato 30 agosto a Brugoli. Salvo, cosa state facendo voi all'interno di questa manifestazione? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buongiorno, in base diciamo quando si vedrà questo video, grazie a Rassegna Metropolitana. Sì, saremo presenti il 30 agosto in questa grandissima manifestazione di cui farò parte io con il mio quartetto, Salvo Tempio Jazz Quartet. All'interno del concerto ci sarà anche questa mostra fotografica per la prima volta ad Augusta, realizzata da Enzo Quartarone, fotografo, una mostra in bianco e nero che con un nome un po' particolare. Abbiamo così fatto questa piccola produzione, Le mani nel jazz, cioè come si interagisce le mani nello strumento in questa unione di colori in bianco e nero, che comunque il bianco e nero rappresenta un po' i colori del jazz, e quindi gli abbiamo dato questo colore all'interno di questa grande manifestazione. La cornice abbiamo il castello aragonese, il mare, gli scogli, speriamo che ci sarà una bella diciamo panorama che ci arriverà dall'Etna, dal vulcano. Quindi venite tutti il giorno 30 agosto a guardare la mostra fotografica di Enzo Quartarone e a sentire un po' di musica jazz col mio quartetto, che sarà formato dal contrabbasso, piano e batteria. Musiche diciamo capisaldi della musica jazz, Parker, Coltrane, Ellington e tanti altri. Quindi venite ad ascoltarci, speriamo di passare una bellissima serata insieme alla gente, insieme alla buona musica e stando tutti diciamo insieme per questa serata. Salvo, so che Le mani nel jazz è stato un prodotto, se così lo vogliamo chiamare artisticamente, itinerante, perché siete stati a Ortigia, se non mi sbaglio, anche a Floridia. Sì, diciamo prima di approdare ad Augusta è capitata l'occasione di andarlo a posizionare in delle vetrine molto importanti della provincia di Siracusa, non solo, anche a livello regionale. L'Ortigia Jazz Festival, la sua seconda edizione, che ci ha permesso, ci ha dato la visibilità all'antico mercato di Ortigia di poter esporre questi bellissimi quadri e opere. E poi ultima è stata il Festival Floridia Jazz il 23-24 all'interno del Museo Civico di Arte Contemporanea a Floridia, una bella location dove anche lì è stata presentata la mostra all'interno di questo diciamo contenitore che è la musica jazz, quindi che questo mio legame che c'è anche in base a quello che diciamo il mio operato che ho fatto in tutti questi anni, magari la gente non conosce, comunque è un appassionato, un amatore, che vuole dare comunque un contributo a questa musica affinché si divulga e si faccia conoscere comunque alla gente nei suoi aspetti musicali, artistici, della fotografia in questo caso. Magari prossimamente ci inventeremo anche un'altra cosa diciamo nuova dove poter interagire con le varie arti. Bene, quindi vi aspettiamo giorno 30 per dare valore a quello che artisti come Salvo e a questo punto come Enzo Quartarone, in questo caso fotografo ma anche artista, riescono a portare in giro per le città limitrofe ad Augusta. Ciao a tutti, giorno 30.